non ci arriva Brozovic, Maxi Morales la tiene in campo ma non può servire a tuo compagno Juan Jesus, Zappa Costa che intercetta ma lo controlla. Sì, Inter che ha scelto, almeno non so se sia una decisione personale di Podolski, di mettersi a sinistra, quindi di uscire dall'area di rigore, presidiata solamente in quel momento da Palacio, che a debito cross un po' da solo, isolato, e per forza di cosa o un centrocampista o Shaqiri stesso deve andare a accompagnare. Podolski due volte non riesce però a tenere il pallone. Andiamo da Andrea Paventi per capire un po' meglio cosa è successo in zona 41. Andrea, no, è successo che chiaramente la portiera dell'Atalanta voleva una munizione soltanto per Shaqiri, il modo in cui reagire, probabilmente anche per Medel per il fallo che ha fatto. Poi c'è stato un battito forte con il team manager dell'Inter, Romeo, che era andato lì per chiedere che avesse ammonito dalla partita dell'Atalanta, non l'hanno preso bene. Quello che però sta chiedendo con Antonio Spalletti di rimanere calmo, fa capire ai giocatori che non sono queste le situazioni che possono portare un vantaggio sul campo alla squadra. Rimanendo tranquilli, la partita andando messa in piedi, possono arrivare in fondo con un risultato positivo. Certo, Carlo, pensare a uno scatenato come quell'altro che dice di stare tranquilli, sì, incredibile. Però anche vero, perché ha dimostrato, pur andando in svantaggio, subito di avere la mentalità giusta e anche le soluzioni giuste per far male all'Inter, e gli accusisti sarebbe dare un vantaggio all'avversario. Medel, tentativo di apertura, pallone perfetto sui piedi di Santon, cerca lo spazio per un cross, Santon è lì di fronte, poi probabilmente l'ha detto, ma trova Masiello, sbaglia il tocco arretrato per l'intuizione di Zappa Costa, centralmente Cigarini, buona l'apertura su Gomez, la palla arriva al Papu per Marla Campagnaro senza fallo, Brozovic, Palacio, Podolski, finta il cross due volte, poi chiede aiuto a Brozovic, lo trova l'avversario in più con la maglia gialla, andiamo avanti, Juan Jesus, Ranocchia, 37 in corso, 1-1, abbiamo detto che lascerà tantissime scorie, non solo nervose ma anche fisiche, perché capo che tanto, occhia a Guarin, Guarin, se l'ha fatta sul sinistro, cerca l'angolo lontano, e trova un gol, bellissimo, 1-2 vinte, e questa Guarin che quando